Africa Bar evidentemente nella nostra idea è un posto ed è l'ultimo posto dove si raccolgono in qualche modo le forze, le idee o le poche cose con cui poi ci si mette sul barcone prima di partire. È un titolo al tempo stesso anche buffo perché vuol cambiare quelle che sono invece le prigioni dove sono tenute queste persone prima di partire in un posto invece aperto e farlo diventare un luogo invece d'arte, un luogo dove è possibile leggere Shakespeare, dove è possibile leggere Eliot, quindi un posto in realtà dove riuscire ad organizzarsi una capacità immaginativa, diciamo così. Et je participais dans une série télévisée, c'était une production de l'UNICEF. On a fait une série télévisée à laquelle on a parlé de la violence et de la prostitution de jeunes filles ou de femmes par le policier. Dans mon pays, il y a la dictature. Il y avait un moment où l'opposition organisait une marche de protestation pour protester contre le pouvoir en place. Et en ces moments, les chaînes de l'opposition utilisaient beaucoup plus des images de la série qu'on a pu faire. Tellement ça passait trop, on nous a créé de problèmes, on nous a poursuivis et moi j'ai perdu même deux de mes amis artistes. Et puis il y a des sœurs religieuses qui m'ont aidé. Qui a écrit ces mots? Amour, amour, amour. Un prince à sa future épouse. Ta vengeance, mon prince, a fait un faux pas. Et ta femme est bel et bien morte au fond du fleuve. Io lo chiamerei un teatro poetico perché in qualche modo il teatro si occupa di ciò che è oscuro, credo che questo debba fare e quindi in scena noi cerchiamo di raccontare la parte diciamo meno visibile, cioè la parte meno burocratica, non quella del ho viaggiato tanto, io povero, io africano, io non mangiare, io non bere, io non ho documenti, io... questa roba qua la raccontano i telegiornali. Noi facciamo un altro racconto che è qual è la possibilità che io ho di immaginare il mio destino. C'est pas un type de spectacle où il y a trop de paroles ou un spectacle qui se base seulement sur des paroles, sur le texte. C'est pas vraiment ça. On fait un genre de spectacle auquel il y a beaucoup plus des actions, de mouvements qui expliquent des choses. C'est comme une sorte de tableau qui explique des choses, comme un tableau de peinture qu'on voit des actions et on comprend. Mais le spectacle se base beaucoup plus sur l'histoire des réfugiés qui est récent, qui est une histoire qui se passe dans beaucoup de pays du monde, on connaît tous des gens qui viennent, qui traversent la mer, qui risquent leur vie. Et on essaye d'exposer un peu ce genre de problème sur scène à travers des actions. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment un personnage précis que je fais, mais j'interviens beaucoup dans de différents personnages. Ultimissimo episodio di un lavoro che abbiamo fatto in uno Sprar, in un piccolo paese, un piccolo centro vicino Milano. Una ragazza che conduce il centro si rivolge a noi e dice è un anno che lavoro qui, ma è incredibile, è la prima volta che li vedo ridere. E allora abbiamo chiesto a qualcuno di loro, ma perché ti diverti, perché ridi? E questo ragazzo, un ragazzino africano, dice è la prima volta che mi sento un essere umano.